sportivi di Motomotori, ben ritrovati. Oramai un appuntamento classico, quello dell'anniversario Valeri Sport. Di solito tra febbraio e marzo questo accade, in questo bellissimo giorno di primavera, adesso lo possiamo dire, c'è questa grande ricorrenza. È sempre ovviamente sicuro trovare dei grandi piloti, protagonisti motomondiali ospiti qui. Quest'oggi la giornata con Mattia Pasini, lo sentiremo dopo nell'intervista. Ovviamente però Francesco Valeri Forner, crediamo quello che è un po' il programma di quest'anno, visto che siamo all'inizio della stagione. Allora, intanto speriamo che oggi sia una grande giornata, visto che c'è il sole, dopo due mesi di acqua siamo sempre fortunati, incrociamo le dita per fortuna. Dainese e AGV collaborano con noi da anni e oggi un altro italiano di quelli forti, che come vogliamo noi. E niente, quest'anno il programma sarà sempre bello, bello importante. Adesso stiamo lavorando per Jorge, siamo per Vignales, perché vogliamo comunque mantenere caldo il nostro store, ok? Comunque la nostra passione la vogliamo trasmettere a tutti i nostri clienti. Beh, è quello che un po' si evince anche sempre da quelle che sono le giornate che Valeri Sport dedica, ovviamente sì alle grandi aziende, ma anche soprattutto al suo grandissimo pubblico, che ne parleremo dopo con tua mamma, sicuramente ci dirà che non solo sono clienti ma sono anche soprattutto amici, perché quella di Valeri è una grandissima community di pratica, no? Sì, esatto, siamo in attività, mia madre ha iniziato ormai 35 anni fa con il Valeri Sport e stiamo cercando di consolidarla sempre di più in Italia, ormai anche con l'e-commerce in Europa siamo attivi ovunque, quindi non possiamo che pedalare sempre più forte. Questo è già un gran bel andare. Ovviamente ricordiamo che i social network, l'e-commerce, come hai appena accennato tu, è parte fondamentale, dove gli amici che eventualmente non possono recarsi fisicamente qui a Cornuda, in provincia di Treviso, lo possono trovare comunque tutti quelli che sono i grandi marchi di Valeri Sport. Sì, esatto, mi chiedono sempre quante agenzie ci seguono, invece dico sempre sono tutte io le agenzie, di notte faccio le social, di giorno faccio il negozio pubblico. Beh, in questo caso è per questo che lo vediamo in splendida forma, perché Francesco obbligatoriamente deve mantenersi così. Va bene, allora ti lasciamo a tutti i tuoi clienti e amici, sentiremo tua mamma, sentiremo Mattia Pasini questa grande giornata dedicata come sempre agli anniversari Valeri Sport. Buon lavoro Francesco. Grazie mille, grazie. Buon divertimento. Ormai è un classico l'appuntamento, l'anniversario presso il grande mega store Valeri Sport qui a Cornuda, è un classico ed è una certezza avere dei grandi nomi di prestigio presenti come ospiti qui. In questo caso ovviamente parliamo di piloti, diamo il benvenuto a Mattia Pasini, che è appena tornato, immagino più o meno, dalla prima gara del Motomondiale in Qatar, dove tra altre cose c'è stato anche un buon risultato. Partiamo però dal 2017. Hai concluso la classifica in Moto2 nel mondiale al sesto posto? Sesto posto. Al sesto posto, quindi diciamo che hai già iniziato quest'anno migliorando un po' come avevi chiuso l'anno scorso. Allora, una prima gara combattutissima, piloti italiani anche tra altre cose subito al top, nei primi quattro ci sono tre italiani, tu sei appena sotto il podio, però come inizio penso ci possa stare, no? Ma sì, sono molto contento di come siamo partiti, perché comunque il Qatar per noi non è un weekend facile, è 2 anni che soffriamo un po' e diciamo che
il nostro setting, un po' la nostra moto, lì abbiamo faticato più degli altri posti, quindi se questi sono i weekend difficili credo che dobbiamo essere soddisfatti, perché domenica comunque abbiamo fatto una bella gara e se riuscivamo a partire un po' più avanti secondo me ci potevamo giocare anche il podio, quindi sono molto contento. Diciamo che c'è forse una situazione magari da rodare un po', anche perché per l'appunto abbiamo detto siamo appena partiti con il motomondiale, quindi ci sono delle margini di miglioramento sicuramente. Con il team poi c'è grande affiatamento, la moto va bene. Sì, sì, sicuramente ci sono dei grandi margini di miglioramento, perché comunque quest'inverno non abbiamo lavorato tanto per cause meteo e quindi dei 10 giorni di test ne siamo riusciti a fare solo 2. Quindi diciamo che ancora è partito un po' tutto, che è ancora un po' tutto acerbo. Sicuramente nelle prossime gare riusciremo a lavorare, a sistemarci un po' di più e ad essere più competitivi, perché comunque l'importante è partire davanti. C'è da dire anche che siamo stati un po' sfortunati sabato, che siamo partiti indietro per colpa di una gomma difettosa che ci è capitata per sfortuna proprio sabato, se no credo che ci potevamo giocare lì davanti insieme agli altri, quindi avanti tutto, ce ne sono ancora 18. Ascolta Mattia, parlando ovviamente sempre del campionato, quindi ovviamente una domandina un po' anche allargata a tutto il moto mondiale, perché anche nella Moto3 i piloti italiani sono protagonisti, nella MotoGP siamo al top, no? Come la vedi quest'anno? Ma sicuramente l'Italia dall'anno scorso è ritornata forte in tutte e tre le categorie e ci siamo giocati bene o male tutti e tre i mondiali e uno l'abbiamo vinto, quindi sono sicuramente ci siamo ripresi dopo l'attacco spagnolo su tutti i fronti che abbiamo avuto negli anni scorsi, quindi bene, cerchiamo di fare anche un po' meglio quest'anno e magari di essere tra quelli che si giocano il titolo. Si parla ovviamente, si sa già poi che chi ha vinto in Qatar la Moto2, Magnaia, l'anno prossimo farà questo grande passo nella MotoGP. Una MotoGP per Mattia Pasini? Beh, vediamo, se sicuramente è nei miei piani, però preferisco diciamo adesso pensare alla Moto2, a questa stagione, poi se me lo merito vediamo, credo che arrivi. Ok, per quanto riguarda invece la giornata di oggi, siamo al Megastore, ricordiamo sempre Valle del Sport, a Cornuda e Provincia di Treviso, Dainese e AGV sono i due brand che praticamente Mattia rappresenta qui quest'oggi. Voi piloti è chiaro che testate, tra virgolette, quelli che sono i prodotti delle case, no? In questo caso della tuta o dei caschi. È importantissimo il vostro lavoro, che poi si trasmette ovviamente sull'utenza normale che usa la moto quotidianamente. Come è sviluppato un po' questa situazione qua e anche che cosa devono fare attenzione magari gli utenti motociclisti quando vanno ad effettuare i loro acquisti? Ma sicuramente negli ultimi anni la qualità è salita e la sicurezza è salita a livelli quasi incredibili, perché comunque a oggi quasi tutti i piloti abbiamo airbag, che comunque Dainese ha portato nel motomondiale e ha sviluppato per primo, e quindi noi a nostro malgrado li testiamo, perché capita di scivolare, di fare cadute, ma oggi rispetto già a 10 anni fa siamo molto più protetti ed è diciamo più difficile farsi male. E sicuramente un utente che va a comprare dei prodotti, quello che consiglio io è comunque di non come si dice, di non andare al risparmio, ma di cercare la prima qualità, perché comunque sotto la tuta, sotto il giubbotto, sotto il casco c'è sempre la tua testa, la tua pelle e le tue ossa, quindi sicuramente avere un materiale di alto livello come Dainese, come AGV, sicuramente è meglio che avere magari una moto un po' più bella. Beh, questo è sicuramente importantissimo e fondamentale, anzi, sottolineiamo bene quest'ultima affermazione di Mattia Pasini. Bene, adesso proseguiamo nella nostra visita, ovviamente lasciamo Mattia e i suoi fans e ovviamente continuiamo qui a Valle di Sport, a Cornuda, in provincia di Treviso. We'll be right back.
L'anniversario Valeri Sport ovviamente è sempre un grande avvenimento, un grande evento, i piloti professionisti del moto mondiale sono sempre presenti, vengono sempre molto volentieri, questo perché ovviamente ne parliamo con Valesca, è una caratteristica di quello che è il Valeri Sport, cioè quello che tu hai impostato praticamente dall'inizio del tuo negozio quando era ancora piccolino, adesso è diventato un mega store. Sì, ringrazio anche tutti gli ospiti. Gli ospiti, tutti i clienti, tutto quanto. Ringrazio tantissimo anche mio figlio perché adesso è qui con me, è diventato grande e vedo che ci mette di impegno a seguirmi e lo ringrazio tanto. Possiamo dire che ha preso tanto dalla mamma perché l'amore per questo lavoro, ma soprattutto per questo sport, per questo grande ambiente che è quello del motociclismo. Il motociclismo è un ambiente che devi dargli l'anima, devi dargli il cuore, devi dargli tutto, è una passione che viene da dentro. Io andavo in moto, è una cosa che non c'è per nessuno, è una cosa grande. Io quando sento le moto A vado come una persona che va a comprarsi la borsa D, io sento la moto A. O come un bambino che entra in un negozio di giocattoli e sceglie il suo giocattolo preferito. Sì, per me la moto è una cosa indescrivibile, non so come spiegare, però per me i motociclisti è una categoria che a me io voglio bene e finché ci sono lavoro bene sempre. Va bene, grazie, ti auguriamo buon lavoro, ovviamente grazie. Torna dai tuoi clienti o amici, come li possiamo definire. No? Grazie a tutti e buona giornata, e ringrazio anche Pasini che è stato qui con noi, lo ringrazio tanto e spero che sia una bella giornata per tutti. Sicuramente, buon lavoro.